cercando qua, vai cercando là. Ma quando la morte ti coglierà, che ti resterà delle tue voglie? Vanità di vanità. Sei felice, sei nei piaceri tuoi, godendo solo da tempo ed ora alla fine che ti resterà? Vanità di vanità. Vai cercando qua, vai cercando là, seguendo sempre felicità, sarò allegro e senza panni. Vanità di vanità. C'è una guardia allo specchio, il tuo volto sereno, non immagini certo qualche giorno sarà della tua vanità. Tutto vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità, state buoni se potete. Buonasera a tutti, sta per cominciare lo spettacolo Tutto il resto è vanità, commedia in tre atti di Claudio Borsaro, che tratta della vita e delle avventure di San Filippo Neri. Nello scenario romano del Cinquecento i personaggi si troveranno ad affrontare e a superare varie peripezie che porteranno l'allora Don Filippo alla fondazione del suo oratorio, il primo nel senso moderno del termine. Auguriamo a tutti una buona visione e, come diceva lo stesso San Filippo Neri, denominato il santo della gioia, per il suo carattere profondamente scherzoso. State buoni se potete. Buon divertimento. Apostolico, sapete, padre Ignazio mi aspetta, non fa tante cose, dobbiamo parlare, questa gliene frega niente. Io a chi chiedo? Ah. Signore, te prego, dammi la mano, un segnale, altrimenti sono segnato. C'è la guerra! Oh, fermi! Fatemi! Delinquenti! Che mi aiutate? No! Ammazza, Benvenuto a Roma, dicevano. Ti troverai bene, dicevano. Quante cose. Ma io dovevo andare. Sto confuso. Me ne vado da là.
Padre Filippo Neri. Dite a me. Se ci sono altri Filippo Neri, che si facciano avanti. Ah, no, per carità, Padre Santo. Dei Filippo Neri io ce basto e ci avanzo. Non sono santo. Vabbè, insomma. Non posso dirmi, spero abbiate avuto un buon viaggio. Beh, insomma, un pochino così così, sapete, una cosa dica l'altra. Ma dopodiché mi trovo in forma, Padre Santo, fatevi vedere. Ammazza un figurino proprio, Fatemi intendere, Padre Filippo, volete forse corrompermi? Perché ci riesco. Forse. Ah, bene. Piuttosto, chiedemi pure. Beh, vedete, Padre Santo, come potete vedere sono soltanto un povero prete pellegrino. E anche voi volete partire per le Indie, come Francesco Saverio, eccetera. Bravo, vedete, mi leggete il pensiero, e che dire, pensate, per me è una cosa talmente grande che la desidero da sempre. Ascoltate, Padre Filippo, purtroppo devo smorzare i toni della vostra euforia. Il Santo Padre ha deciso di ridurre il numero dei missionari, per cui sono già partiti tutti quelli previsti. Ma non disperate, anche qui potete fare molto. Qui a Roma, intende? Sono tanti i poveri e gli orfani. Ma Padre Ignazio, sono teppisti, mi saltano addosso, e i vecchi non parlano, mi vedono morire a terra e mi lasciano lì crepare con Cristo in croce. E lei mi dice di stare qua. Adesso, scusatemi Padre Filippo, ma si è fatto tardi e io devo andare. Ma le posso assicurare, Padre Filippo, che avremo modo di poterci rivedere. E mi lascia così. Bene. A presto, Padre Filippo. Beh, allora, a presto, Padre Santo. Non sono santo. Beh, e nemmeno io. L'abbia capito, penso. No, prete, tu con me non c'è scherzi. Come ti chiami, giovinotto? Ah, ora devo darti pure spiegazioni. Manco se viene il Papa. Beh, mi sa che per oggi ti devi accontentare un prete. Senti, prete, stai tirando troppo la corda. Allora, mocciosi, che mi date oggi? Mezza pagnotta ammazza, per finito così. Complimenti. Date il formaggio, subito! Abbiamo fame! Zitti! Scusami, Giù, mi pare che sei grande, grosso e pure ricco per prendertela con loro, no? Che non ti pigli invece con un lato al tetto? Senti, bene, adesso mi scocciamo! Ah! Ma andiate, zozzoni! Ragazzi, andiamo! Ti prete, che ho fatto male? Certo, tesoro mio, bene, no? È un zaticone, però pure voi. Ah, pure? È fatto così. È fatto male, mi sa. Ah, posso in ammazzare. Va bene, non si dice che poi vi insegno così. Ah, e
dimmi, te come ti chiami? Il Polta, e lui è mio fratello Michele. Ciao Michele, che simpaticone che sei. No, sta fatta Polita, ma morì in depoto. Ma chi lo vuole che non sai manco cucinare? Oh. Ma sentilo qua, vediamo se potete fare. Ma fanno sempre così. Lui dove se ne va? E dove? E dove? A giocare da... Oh, senti, davanti di lei non fa niente di male, invece. Sì, invece, mi disturbi. Spiritosa, no, lei se ne va alla porta a fare pettegola con Giovanni e Giuseppe Ciociara. Pettegola c'è tua sorella che manco sa fare il bucato. Scusate. Ma guardate, dai il fascino di un tacchino. Tacchino io? Oh, brutto! Oddio, male! Scusate! Ci mi scusate tanto! No, tanto oggi una più, una meno, insomma! Madre, non si vede, ha fatto male a Michele! Oh, che lui non parla! Ma come sono contento! Ma dove non piangere! Non mi parla mai! È la mamma, proprio! Sì, infatti! Fatemi per cercare, per favore! Ma io? Svegliate la mia da magna! Pranzo e cena! Ma pure cena! Pure la merendina! Ma pure! Dai! Beh, allora che faccio? Accetto! Mi metto le qua! Sì, aspetto! Bella casa! Sì. Che fa? D'aiuto? No, bene. Che mi metto le qua? Un po' di tanto! Quindi, aiuta mamma e papà, pure te, tesoro mio. Bravo. Ma come sono bravi, ci vedrai che bello. Grazie. Grazie. Bene. Ma che fa, lascia? Che tocchi, che fai, che dici? E lassami tutto il tempo. Ancora. Quando si mangia? Oh, che buona! Ma posate non c'avete un'altra casa? Mi tocca mangiare mai. Vabbè che sto pellegrino però, signori miei. Dai, cucchiaio, grazie tesoro. Ma dovete sapere, non mangio da un giorno. E ditemi che non so ce la farà a parlare. Ma sì, signor. Non mi piace stare. Dite padre, non è matto Michelino mio, vero? No, sono un po' timido. Secondo me è colpa tua. Ma lo sai te lo stesso, povera creatura. Lo preme. Non immaginate quanto. Ma non è da terrezza. Oh, e basta, e grida lui, e grida lei. E dove siamo? C'è stato pure bambini. Vergognatevi, alla vostra età. Ma dove vi siete? È di estrema importanza pedagogica dare un esempio a questi due figli. Oh, per loro. Buon appetito. E magnateci, prete, non me le sembra male. Andiamo su, buonanotte. Ma che, non ho mangiato? Una cucchiaiata? Questo pezzo. Questo l'ho ripigliato allora. Una sedia mi hanno lasciata, che caruccio. Quello dei tesori, veramente. Dove metto? Buonanotte. Che Signore, tu mi hai voluto qui, io ci sto, sia fatta la tua, non la mia volontà, però quei poveretti oggi, lì per strada, non c'avevano niente, e io qui, dove c'ho da dormire, da mangiare, non me lo merito, signore, non me lo merito. Mi sento così in colpa, così. Ti prego, signore, almeno tu, dammi una mano. Fammi fare qualcosa per loro.
e per tutti quelli che ne hanno bisogno in questa città. Ti prego, così sia. Allora, buongiorno, vediamo cosa abbiamo qui oggi. Oh, mamma mia, ma questi malati aumentano ogni giorno sempre più. Ma ora da solo come faccio? Non c'è nessuno che mi dà una mano. Aspetta, vediamo un po'. Come sta lei oggi? Ancora, ancora sta polmonite, eh? Vabbè, ho visto le peggio, dai, avanti. No. Vediamo un po' qua quello che c'è. Sul coraggio. Tiri su il braccio, su, giù, su, giù, su, giù. Ancora mano morta, mamma mia. Vediamo un po' qui la ferita. Ammazza, ancora la ferita. Vediamo un po', ammazza la ferita. Quando si è cicatrizzata. Già questo conosco. Alza! Oh, che c'ha? Questo sta male, c'ha bisogno di aiuto. Chi è qua che si occupa di voi? Ah, quello. Padre? Se gira. Fratello? Com'è che si chiamano qui a Roma i preti asini? Si prete? Sì? Prete a me! Guarda che pulpito! Ho fatto la battuta, fatto via qua, dammi una mano. Sì, sì. Sono preoccupato per questo ragazzo. E che c'ha? E vedi tu, non lo so. Vediamo un po'. Oh madonna, ma ascolta, ma la febbre battissima. E per questo dicevo, mettiamolo di là. Sì, 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 sì. Sta zero, togliere il tesoro, alzati. Per qua. Oh, ecco. Lo mettiamo da qua. Ecco, sì. Siediti, sì, siediti, sì, ecco. Sta buono. Così. Sì, sì. Ti dispiace, no, grazie. No, figurati. Ecco. Ma dimmi, ma qual è il tuo nome? Io... sono Filippo Neri. Ah, il santo! Come il santo? Per carità, ci manca solo questo, guarda. Va bene. E dimmi un po', tu sei... Ah, scusa, non mi sono presentato prima. Io sono padre Persiano Rosa e mi occupo qui degli ammalati e dei pellegrini. Ah, bene, bene. Pensa, la mia vocazione invece era quella di partire per le Indie. Ah, pure te per le Indie? Ma quale Indie, Indie? Ma qua c'è tanto lavoro da fare. E poi vedo che te la capi con i malati, eh? Sì, io. Ce lo so, però non te posso aiutare. Come non mi puoi aiutare? No, e se Padre Ignazio mi chiama che devo partire. Padre Ignazio? Allora non hai tempo da aspettare. E perché? Guarda, io da 10 anni che aspetto ancora che il Padre Ignazio mi chiama. Come 10 anni? Perché faccio 10 anni? Ma non so, sono anche precettore. Scusa. Precettore di quei diavoli lì? Diavoli? Ma li visti bene. Ma se sono angeli, guarda le facce che c'hanno. Angeli? No, 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 angeli. A me faranno impazzire i bambini, io qui non ne voglio in ospedale. Come non ne vuoi? Ma no. Sono tanto bravi, che impaccio ti possono dare? Impaccio. Mazza, questo quando strida te, bevi dell'acqua. No, ma guarda. Che impaccio ti possono dare? Sono tanto bravi, con questi occhioni. E dai, su. Dai, che c'è di male, su. Sì. Bene, bene, bene. Allora te li diamo. Gli altri? Ma perché non sono due? Bambini, venite tutti fuori! Forza! No, no, piano, non cominciamo! No, alto, no, 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 fermi, fermi, buoni! No, state buoni, buoni se potete! No, fermo, tu ne fai questo cappello, manco te stai! Fermo, ehi, stop, basta! Stop, oh, signore benedetto, seduti! Oh, santo cielo! Ma che ci hanno insegnato a sti pargoli qua? Io non ci avevo questa energia allora, Non sono nato anziano, però. Oh, santo cielo! Mazza quanti siete! Oh! Perché? Non te sei? No, io non mi seco. Tu sei il capetto, no? Fatti tu. Calmino te, Qui ci vengo solo per mangiare. Dai, mezza pagnotta, fai il bravo. No. Dai, su. E se te proclamo capo? Tu non mi cambi.
Nulla è impossibile agli occhi di Dio. Poi dice che non è sano. Aversiate, oggi c'ha la febbre, eh? Ma che, davvero? Intanto ho convinto. Oh, la prima fatica è tolta. Dunque, bambini, cominciamo con una domanda semplice, no? Chi siamo noi? Quattro stronzi! No, cosa c'è? Cosa c'è? Non la parolaccia qua dentro, tesoro di papà. No, noi siamo la confraternita della Santissima Trinità dei pellegrini e dei malati. E che vuol dire? E che vuol dire? Che stiamo qui, stiamo tutti insieme, ci raccontiamo la vita dei santi e facciamo del bene, preghiamo, cantiamo, così il Signore è contento. E se mangia? E certo che se mangia, io ce la faccio di uno che sta a digiuno io. Allora c'è. Pensiamo, c'è sta. Prendi appunto, ci abbiamo l'approvazione. Vedo. Ma e che se fa? E che se fa? A me non dire. Posso non pensare. Ci divertiamo! Bene! 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 Filippo Neri? Sei un amico proprio. Sì, Eminenza, sono io. E cosa sarebbe questo macello? Ah, è una cosuccia che ho inventato io, si chiama oratorio. Si vede, Eminenza. Filippo Neri, sapete che siete potete organizzare questi manicomi? Ma veda, Eminenza, non è quello che pensa. Vi ho detto di stare in silenzio. Un permesso? Sì, un permesso dal Papa. Beh, allora chiedere pazienza. Come? E secondo voi Sua Santità Pio IV darà ascolto a due preti folli e a dei piccoli teppisti? Prete folle, intanto c'è lui, io. Com'è? Ma lo scopriremo presto, Eminenza. Stai attento, Neri. Quelli come te non hanno una vita serena. Ma Eminenza, le minacce. Ti ho detto di stare in silenzio. E pensiamo, sei buono, Eminenza. Vedi che su Eminenza sei stata, no? Stai tranquillo, Neri. Non ha alcun piacere restare qui. Allora levati dalle palle. Fate sparire questo burino dalla mia vista. Altrimenti gli farò fare due passi con delle persone, come dire, sconvenevoli. Senti, buffone, se sei figlio te faccio... No, Eminenza, aspetta! Vi lascio al vostro diletto. Eminenza. Arrivederci. Sempre salutato. No, vedo questo. E che tu sei tanto bello, invece. Ecco. E mo che famo? Che famo? Siamo rovinati. Fatemi pensare. Che si fa? Oh, sì, ce l'ho! Canteremo davanti al Papa! Davanti al Papa. Proprio lui. Ma voi sapete che davanti al Papa si canta solo il latino? E invece ne stanno tanti di canti, Persia. Che ansia che mi dai con sto faccione qui. E voglio dire, la Sua Santità sarà contento di sentire tanti angeli, no? Bene. Cominciamo. Che canto proviamo? Che c'è sta? Dammi una mano, che c'è sta? Ah, è il tantum erbo, no? Mi pare l'ABC dei canti che piacciono al Papa. Dunque, bambini, io canto, voi ascoltate. Voi cantate, io ascolto. Ci siamo? Bene. Maestro, la nota. Che nota? La nota musicale, Persia, la nota. La... Come si chiama nota? Persiano, sei inutile! Persiano, sei inutile! Faccio io, ho capito. Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui. Ripetete? Sana e mello, sul frumento, e vede macena qui. Zom.
Hai visto? Ma hai visto il che? Hai visto il che? Era una prova. Era una prova così, di prova. No. Persiano, Ortighella. Persiano? Ortighella! Corvaggio, sempre che sta qua, con questa cosa nera che svolazza, ammazza proprio. Vabbè, dai, su. Non dispegniamo. Non dispegniamo, ce ne stanno tanti. E va male. Io sono il più bravo, vero? Ci crede? Veramente la più brava sono io. Sì, ma intanto che dal papa non ci può andare. Perché? Perché le femmine non ce la voglio. Vabbè, dai, su, non disperiamo. Adesso mi trovo un tracchigio, così ci mandiamo tutti davanti al papa. Pure femminucce che sono pure pensionate, maschietti, però non è vero. Che ci sta? Ci sta un altro canto, perché dammi una mano, anzi no, state fermo che è meglio. Dunque, ci sta... Il Gloria lo conoscete, sì, no? Sì. Va bene, prendete la nota da me. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Ormai che dici? Va. Non posso fare questo prete. Adesso sapete che famo? Riproviamo. Su. Mi sa che ci siamo. Sì.
Io faccio strada. Va. Te sei. Ammazzo. E mi raccomando, state buoni! Ecco, so dico io, mi fanno crepà. Santità, costui è padre Filippo Neri con il suo coro. Ah, bene, bene. Allora, Filippo Neri, cosa farete? Beh, innanzitutto, santo padre, ti ringrazio per questa grossa opportunità. Per me e il mio compagno significa molto. Noi volevamo fondare una confraternita che si occupasse dei poveri, dei pellegrini, degli ammalati e degli orfani. Ebbene? Santità, vuole convincerci ad approvare questo circo? Cardinal Rosari, lasciate giudicare me. Allora, Filippo Neri, sì, questi ragazzi? Beh, pensavamo di allietare sua santità e i signori illustrissimi cardinali con qualche canto. Bene, ascoltiamo. No, va, non te la lascia stare, buono. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Non posso che dare la mia approvazione. Ma santità, non è possibile. Sono dei piccoli delinquenti. Cardinal Rosari, basta. Rosari, basta. Ma padre Filippo Neri, dica, concedo a te e a padre Persiano Rosa l'approvazione per la tua confraternita. La chiesa ha bisogno di innovazioni come queste. Andate pure in pace. Grazie, grazie. No, dovreste io ad inginocchiarmi. Quello che fate per questi poveretti è davvero importante. I miei auguri, padre Filippo. Andate, andate. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Lasciamo, io mi chiedo approvazione. Piano, piano. Passiamo. Passiamo. Siete tante lunghe, ma oggi te voglio bene. Grazie, grazie, grazie.
Alessandro, tieni d'occhio quei due fogli e quei piccoli monelli. Sì, zio, ma non sarà facile. Disperdi! Non voglio che mettano disordine in città. Vedo che fare. E vedi di fare in fretta. Altrimenti... Ho capito, lasciami fare. Paladini. È da Pagnotta, bravo. Ti sei messo a fare il chilichetto. No, non faccio il chilichetto. Sì, lo sei e lo fai. Invece tu sei lecchino di tuo zio. Vergogna dalla tua età. Non ti permettere. Vada! Vergogna! Io ti ammazzo! Aiuto! 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 Scusate, Lando. Permesso. Scusate. E Alessandra? Alessandra. Vattene, prende, sto morendo. No, che dici? Ma, che è successo? Oh, mio Dio. Fermo, non ti muovere. Stai fermo. Filippo, cosa hai fatto? Non sono stato io. Lasciatemi. Non so. Vi prego. Alzatelo, per favore, aiutatelo. Sono stato sempre cattivo. Shh, lassù. C'è qualcuno che sta sempre male. Aiutatelo, per favore. Andate. Ma, Alessandro. Chi ti ha colpito? È stata mezza Pagnotta. Hai visto tanto il difeso. Perché aveva avuto paura per il ragazzo. Persiano. Sì. Adesso. Dobbiamo cercarlo. C'è tanto da fare. Stai cercando, ma quando...